Ce ne siamo accorti già da un po' di tempo. Su network nazionali e nelle pubblicità locali, il Natale sta bussando prepotentemente alle nostre porte. D'altronde, calendario alla mano, fra 33 giorni esatti è Natale. Ed anche la macchina natalizia è sui blocchi di partenza e aspetta solo lo start per sviluppare tutto il suo potenziale di spettacolare coinvolgimento di grandi e piccini nel caldo abbraccio di iniziative, location, borghi e mercatini e tutto il circo degli eventi sparsi per tutta la provincia che si sta mettendo in moto in queste ore. L'anno scorso l'albero di Natale più discusso, tutti se lo ricordano, fu quello artistico della città di Fano, che attirò migliaia di persone in piazza 20 settembre. Anche quest'anno sarà lui il fulcro del Natale più, presentato dalla Proloco di Fano. Quindi innanzitutto domenica 27 ore 18 una grande inaugurazione che porterà all'accensione dell'albero, quindi qui invito tutti, aspetto tutti quanti a vedere questo bellissimo momento. Poi tutti i sabati e le domeniche dall'albero partirà un'animazione fatta di un'installazione LED in diversi palazzi della piazza. Novità, piazza Costanzi, dove ci sarà un bellissimo bosco urbano con una renna fantastica che campeggerà proprio davanti alla chiesa di Sant'Antonio, via Garibaldi con la casetta per portare le letterine per tutti i bambini a Babbo Natale, proprio davanti alle Poste Italiane. Avremo il cielo di stelle in piazza 20 settembre, avremo il bosco illuminato nei giardini Amiani, così come le piramidi stilizzate campeggeranno su Porta Giulia. In tutto questo un corso che sarà animato da una bellissima filodifusione, soprattutto perché porterà proprio l'atmosfera natalizia. Quindi uno sforzo veramente importante per costruire al meglio questo Natale. Appuntamento quindi alle 18 di domenica prossima per la spettacolare accensione ed ammirare il cielo di stelle sopra la piazza. Quest'anno saranno ben 40 e non 12 come l'anno scorso. Ed ascoltare i cori e le musiche che quest'anno, grazie alla filodiffusione, invaderanno in maniera piacevole il cuore di tutta la città di Fano. Cerchiamo di migliorarci sempre di più e al fine di supportare tutte le attività produttive e allietare i cittadini che vengono in centro nella città di trovare delle belle iniziative. Quindi è un programma ricco di eventi, regaliamo sia agli operatori economici che alla gente e attirare anche il turismo, quindi una promozione anche per le attività turistiche, quindi non solo operatori ma anche albergatori.